Ehi hey, ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in quella che è l'ultima parte del DLC per Pokémon Violetto, la maschera turchese. Andiamo a incontrarci con Rubra, vediamo cosa vuole dirci e poi magari completiamo tutto ciò che c'è da completare. Ci sarebbe una cosa da fare, a meno che non voglia lottare anche lei perché ci ha detto ti ho visto lottare molto bene ma è giunta l'ora di sciogliere la squadra di raccattamasche. Oh no, che peccato. Lei vorrebbe lottare contro di me e contro Ogerpon, ma Ogerpon non ce l'ho in squadra, quindi devo mettere... Ah, ce l'ho in squadra invece, perché non avevo la squadra tutta quanta piena. Guarda, io ce l'ho in squadra ma non ti assicuro nulla, eh. Vivani è l'ultimo Pokémon di Rubra, tutti quanti con canzone ardente, l'ho mandato di KO, quindi... Ciao Livanni. Ci ha chiamato la professoressa Rea per dirci che siccome tutte quante le coppie hanno completato l'orientamento, dobbiamo andare a parlare con il professore lì all'entrata del circolo comunale. Andiamo. La prova d'orientamento a questo punto è conclusa. E quindi ora che si fa? Ci torniamo a casa oppure a un piccolo premio? Ah, buoni moci. I più buoni sono quelli al tè verde, per me. Rubra ci sta chiedendo di andare all'istituto Mirtillo perché ci sono un sacco di allenatori fortissimi. E ovviamente ritroveremo anche lei e suo fratello, visto che loro vengono da lì. E l'istituto Mirtillo si trova a Unima. Quindi quando Riddler Q diceva torneremo a Unima, ma non nella maniera che pensate, stava dicendo, ragazzi, andiamo a Unima, ma solo perché l'istituto Mirtillo si trova lì. Poi ha fatto altri leak pazzerelli, che sembrerebbero dire, ragazzi, torniamo a Unima per davvero. Remake, nuovo gioco che sarebbe meglio e non un remake. Ma comunque aspettiamo il prossimo DLC perché almeno chiudiamo il cerchio delle avventure paldeiane e ci lasciamo alle spalle Scarlatto e Violetto. Oddio Riben, che succede? Devo diventare più forte. È impazzito. Praticamente noi siamo... Lui è ossessionato. Più forte, più forte, più forte. Sì, non con questa voce profonda perché è un ragazzino ancora. Oh, guarda, sto sguardo da pazzoide. No, si tira i capelli su. Che cos'è? La trasformazione. Fa il bankai. Ma come continua nella parte 2? Ma che significa? Continua nella parte 2, siete scemi. Quindi nella parte 2 incontreremo un Riben molto più forte. Sì, vabbè... Ora, per attivare l'ultima missione, dobbiamo aver registrato nel Pokédex di Nordivia almeno 150 Pokémon. Io ne ho registrati esattamente 150, quindi possiamo andare a completare anche l'ultima missione per il DLC. Per farlo dobbiamo andare a parlare con Lita. Ragazzino! Hey, ciao! Ho completato la missione che mi avevi chiesto, tipo catturare per qualche ragione 150 Pokémon del Pokédex di Nordivia, e l'ho fatto. Ci ho messo un paio d'orette per catturarne 150, e ne avevo catturati tipo 5, e è stato piuttosto semplice, a dire il vero. Li trovi in giro, non serve neanche farli evolvere alla fine, perché le forme evolute le trovi già allo stato brado, quindi è stupendo. Oh, ciao ragazzino, non dirmi che... sì, ce l'ho fatta. Hai già catturato più di 150 specie diverse, no, 150 precise, non più. E quindi che si dice? Avrei un favore da chiederti, ok? Non mi interessa, ho avuto sta fatica. Ok, andiamo subito al dunque. A Nordivia... Sono venuto a Nordivia per fotografare un certo Pokémon. Non riesco a trovarlo da sola, quindi pensavo di chiedere una mano proprio a te. Mi faresti un favore d'orbe se mi aiutassi. È un Pokémon fortissimo. E se riuscissi a catturarlo diventerebbe un affidabile compagno di viaggio. Tendrebbe di farmi vedere quanto sei voglio dire quanto sei forte? Mandrappona. Andiamo! Non dovrei essere sorpreso da questa hoste, eppure lo sono. Perché il mio cervello mi dice di essere sorpreso? Guardalo, ci crede davvero. Vabbè, è suo lavoro, ci deve credere per forza, se no non lo farebbe. Ma hai solo due Pokémon e di livello basso, ma che è sta schifezza? Ah, ma certo! Perché noi possiamo fare questa quest anche come prima quest, addirittura. È giusto, ecco perché è debole. Forse saresti addirittura in grado di tenere testa alla luna Cremisi. E che cos'è? L'ursa luna di cui sto seguendo le tracce è soprannominato così. L'ursa luna Cremisi. Ce n'erano parecchi tempo fa, 300-400 anni fa. L'esemplare tipico aveva sulla fronte un motivo giallo simile alla luna piena. Ma quello del Pokémon che cerco io è rosso, come una luna intrisa di sangue, per questo viene chiamato Luna Cremisi.
Andiamo a cercarlo allora. Era della mia regione di origine quando ancora si chiamava Hisui. Pare che abbia raggiunto l'ordiga via mare e si sia stabilito qui. Cioè, quindi ha trasceso il tempo e lo spazio. Sì, lo spazio perché tramite mare, però il tempo. È come se Hisui fosse collocata al centro del mondo, per avere un punto preciso, e in quel centro preciso ci sia un punto temporale che ti trasporta indietro nel tempo. Però ricordiamoci che Legend Arceus è un isekai, purtroppo, però è canonico. Catturare già Luna Creme sia abbastanza, la foresta perpetua, va bene. Mi sa che mi mette il segnalino lei. Bello Poliwhirl, abbraccialo, abbraccia quel Poliwhirl. Resta a guardare. Ma se ne accorge Growlithe, non vale. Guarda che bravo che sei, leccagli la mano. Cioè, Growlithe lecca la mano all'umano, perché no, sì, è un gesto d'amicizia. E resta a guardare ancora un po'. Sei un bravo patatino. Va bene, chi è un bravo patatino? Vabbè, è finita, mi sa. Eh sì. Dove si è messa quella... Ecco il mio assistente. Ma quale assistente? Tu sei la mia assistente, casomai. Questa è la zona della foresta in cui è stato avvistato il Luna Creme, sì. Hey! Nice. Nelle notti nebbiose appaiono Pokémon che di solito non si vedono in giro. Ma è una diceria, non è che appaiono per davvero. Luna Creme è sicuramente uno di loro. Ah, è un'area addosso. Già catturato. Non avere paura, c'è Growlithe comunque sia, eh. Vabbè, sì, una cosa veloce. Meglio montare la tenda per avvertire i Pokémon della nostra presenza. Devo fare delle foto ai Pokémon. Quando da queste parti c'è la nebbia, ok. Nelle notti nebbiose appaiono una ventina di specie diverse. L'idea è quella di dividerci il lavoro. Tu fai 10 specie, ne faccio altre 10 e così ce la faremo a trovare Luna Creme, sì. Allora, mi ha detto di non usare la cavalcatura. Ok, infatti mi dice meglio non salire. Ingroppa un Pokémon. Comunque sì, abbiamo fatto. Quindi ora che succede? Ah, attiva il dispositivo, Perfetto. Abbiamo trovato la finestra Luna Creme, sì. Deve essere per forza lui, certo. Lei, non importa. Ti senti di andare subito da Luna Creme? Sì, ma certo. Ovvio, stiamo qui apposta. Il segnale del Pokémon dovrebbe provenire da questa zona. Meglio non abbassare la guardia. Sembra un rumore di passi. Deve essere qualcosa di grosso. Yo! Sul serio? Ok. Guarda la sua fronte, la luna è rossa. Questa è Luna Creme, esiste davvero, l'abbiamo incontrato. Ah, già la macchina fotografica, la cosa buona. Che è l'unica cosa che deve fare. No, l'hai abbagliato! Dai, come no? Ma l'affronto io, lascia fare a me. Vediamocela io e te, bestione! Frase da film anni 80-90. Che bello! Mamma mia, che bello! Eh sì, ho capito, sei arrabbiato. Aspetta, ora ti calmo io. Ah, ho capito allora, è un boss! Spero che me lo faccia catturare poi alla fine, perché se no, sai che seccatura tornare qui un'altra volta. Sì, vai, fai le foto, brava. C'è forza, vabbè, però allora. Oh, io che dolore. Vabbè, non fa niente, la mia squadra mi proteggerà. Mi sembra un Pokémon speciale e non fisico, ma potrebbero anche semplicemente essere gli attacchi che gli hanno dato al momento. È speciale. Quindi Luna Creme si è speciale. Elma. E con questa direi che è fatta.
Wow. Mamma mia, che bello, ragazzi. Tutti quanti sconfitti tranne Croccomela. Questa è l'occasione perfetta per catturarlo. Ah, come una Terra, come un Terra Ride, voglio dire. Dai, dai, ci sta. Poi questa la cattura è 100%, quindi era inutile usare una Ultra Ball. Questo insolito Ursaluna protegge il corpo con del fango indurito, robusto come il ferro. Ah, quindi è fango. Sembra quasi cemento. Il suo occhio sinistro è in grado di vedere nell'oscurità. Terra normale è il classico doppio tipo che ha su leggende. Va bene. E è andata anche questa. Tu hai fatto le foto che volevi fare allora? Ho ancora il cuore che mi batte forte. Forza, ti batte forte il cuore. Gli stavi a 2 metri. Mentre noi qui infuriavamo nella lotta, tu stavi lì a fare le foto vicino, tra l'altro. Che mi dici? Finisce qui il tuo viaggio? Ok, ti ringrazio per il tuo aiuto, e certo, meno male. Ah, mi stai aspettando. Ok, vediamo queste foto allora. È venuto mosso, tagliato o sfocato. Ma siamo stati a combattere mezz'ora. Cosa hai fatto in tutto quel tempo? Va bene. Non importa. Ha detto che si fa troppi problemi. Sì, questo è complessato davvero tanto. Mi diresti il tuo nome? Certo, mi chiamo Link. È il nome perfetto per un tipetto sveglio come te. Tranne quando dormo. Va bene. E quindi? Ah, la ricompensa, certo. Qual è? La stola scelta. Wow. Mi chiedo come abbiano fatto fino ad ora in VGC senza stola scelta. Ah, vuole darmi anche Growlithe di Isui? Che bello! Ah! Mi dispiace, ma è giunto il momento di salutarci. Vabbè, dai. I Growlithe di Isui fanno coppia con un altro esemplare della loro specie, anche se per un po' rimarranno separati, il destino li farà senz'altro rincontrare. Ok, avrò cura di Growlithe, allora. Ma porta i calzini sopra i pantaloni? Che tipa strana. Ma è di moda, non lo so, non seguo la moda. Io e la moda siamo due cose separatissime. Io quello che mi metto la mattina è una maglietta e un paio di pantaloni, finito. Cioè, non conosco altro. È finita! Le oddio, in realtà ci sarebbe anche questa qui da trovare, signor Nab e Abby. Oh, che ha fatto? Mamma mia, che corri. Buono! Ma quanto? Dov'hai? Fermati! E niente, è impazzito. Va bene! Io con questo vi ringrazio per aver seguito il... Si è rimbambito da solo. Vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima. È contento? Oh, che bello!